questo sogno per il territorio d'Acqua Santa risale a 40 anni fa, di quando c'era la volontà appunto di dare un percorso e dare quindi l'opportunità a quel percorso fluviale che da tanti era già frequentato, è tuttora frequentato e però non ha avuto mai le strutture necessarie perché comunque è pericoloso e non ci sono delle passerelle. Quindi il fatto che verranno realizzati 4 ponti tibetani, che verrà ripristinato, ripristinati gli argini in alcuni punti, ci saranno dei percorsi, ci saranno comunque verranno inquadrati anche dei punti in informazione, dei e quindi questo porterà essenzialmente a uno sviluppo che non sarà solo fluviale, ma anche porterà poi dopo nel suo percorso anche a questo hub del Travertino, no? La casa del Travertino, dove avremo lì anche delle strutture in travertino scolpite, ma allo stesso tempo anche dei maestri che insegnano anche l'arte della pietra e come verrà trasformata. Tutto questo all'insegna delle mulattiere, che da lì, da centrale, dove è realizzato questo hub, porterà poi verso Castel di Luco. Quindi tutto in itinere, tutto quello che deve far sì che questo territorio possa avere, che doveva avere già da tempo, ma che finalmente avrà, grazie anche al commissario che è attento alle necessità dei territori, non solo da un punto di vista della ricostruzione degli edifici pubblici, ma anche, soprattutto, forse, l'aspetto economico, quello tanto richiesto dai noi sindaci, perché il rilancio comunque parte anche dall'economia. L'economia che deve ripartire è l'economia data dal turismo e spero anche un giorno di una zona economica speciale che possa aiutare i commercianti di queste zone.